È andata meglio di quanto mi aspettassi il primo episodio di Bakugan, quindi continuiamolo. Allora, ho appena fatto ad acchiapparella con questa e ha trovato qualcosa che potrebbe essere mio. Delle scarpe. Vabbè, è andata via con una transizione un po' strana, ma lasciamo perdere. Non è che stanno qua dietro pure? Ah, non posso andarci proprio, quindi è inutile. Allora devono per forza stare qua intorno e non l'ho visti, sono cieco io. Ah, ecco il terzo, va. E un altro che stava qui da tutto quanto sbagliato. Vediamo però che cosa ci dà come ricompensa. Pantaloncini sportivi gialli a righe. Ok, a questo punto andiamo al parco a sfidare gli altri ragazzini e a vincere contro i loro Bakugan e vedere se ci danno qualcosa di interessante. Metro. Central Park. Ehi, questo posto è molto carino, mi ricorda casa. Devo addentrarmi proprio. Oh, attenzione! Frammento di volantino del torneo. Oh, devo trovare gli altri frammenti. Mi chiedo se ce ne siano altri nei dintorni. Sì, sicuramente. Ma ho notato che c'era anche un negozio all'interno. Cioè. Ah! Salve! Niente, ancora deve allestire. Dove bisogna andare prima? Di là, ok. Prendiamo questa strada qui allora. E nel frattempo devo anche trovare gli altri volantini. Wow! C'è qualcosa qui? È ciò di cui parlava Larry. Vabbè, non mi hai dato sapere cosa. Tra l'altro non si può neanche fare una corsa veloce. Non so perché. Attenzione, questa è la prima combattente. Iniziamo a combattere, va bene. Ok. Ah, ne è solo uno. Sembrerebbe un tipo erba. Azzardo? Terra, forse? Ecco che inizia la sfida. C'è ancora qualcosa che devi sapere. Per passare un altro Bakugan nella tua squadra, premi L. Tutto qui? Ah, devo farlo per forza? Ok, ci sta. Va bene. Pugno frantumante! Ah, mi fa danno però. No. Ti hanno colpito, ora la tua salute è più bassa. Grazie. Premi pulsante X per curarti o autopotenziarti. B-Power più dominio. O B-Power più dominio. Puoi avere solo un potenziamento e un depotenziamento su un Bakugan attivo alla volta. Ha detto qui è Dancuso, Passo e Cuso. Io ho paura per quel ragazzino. Icor Eterno? Icore. Eccolo qua, vai. Mazun, ragazzo, ti sfascio proprio. Ondata di luce! Vai. Vai. Dove sono altri qui? Perfetto, corri, 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 corri. Ok, vai. Raggi di riflesso. Ma è un attacco. Stordimento, buono. Buono, buono. Ora che non. Attenzione, lo attacco, lo attacco. Eccolo. Ondata di luce. Vai. Grande. Buono. Buonissimo come danno, amico mio. Vai, tormenta di neve, interessante. Boh, debolezza poi, vedi? Ho vinto allora. Piuttosto. Oddio, non è stata facile, mi ha fatto danno più che altro. Questa combattiva per davvero. E mi sa che mi ha fatto usare quest'altro Bakugan non tanto per vincere, perché. Ah, però si può evolvere. Credo. Come ho detto, ricordo pochissimo di Bakugan, quindi imparerò tramite questo gioco, a dire il vero. Ho sentito che presto ci sarà un torneo da qualche parte, ne sai qualcosa?
No, veramente? Insomma, sto gioco non è che è gratis, voglio dire. Ho trovato il mio primo Bakugan stamattina, ti andrebbe di combattere? Vabbè, inizia la lotta! Però se mi ha fatto usare un Bakugan diverso prima, contro uno verde, richiamo... Ora, i nomi, gli attributi non li ricordo tutti, quindi mi scuserete se dico i colori. Vero? Forse no, fate voi. Comunque, ragazzi, cercherò di imparare prima possibile. Ah, un po' troppo lontano sono andato a prenderlo questo. Non ci ho fatto caso che era comparso lì davanti. Quindi sicuramente lo andrà a prendere lei. Eppure, io sono coraggioso e vado fino a qui. Dai, amico. Dai, sei carico, palla di fuoco! Questa si ricarica col tempo, si ricarica, quindi bisogna solo aspettare... quanto fuoco! Ok, lei fa la strada lunga, lei. Ok, ci siamo, carico? No? Ok, però, bruciatura Pyros, non è tanto forte, ma facciamo un po' di danno. Ha resistenza? Allora, scusa, mi cambio. Eccolo qua, va. Non è carico proprio per niente, neanche per sbaglio. Dovrei abbatterlo, credo. Sì. Insomma. Devo andare però al negozio, che appunto prima mi diceva sono ancora in allestimento, ho aperto oggi. Va bene, però ho il Bakugan, vuoi vendermi qualcosina? Te la cavi molto bene nel combattimento. E vinco anche dei soldi, con cui sicuramente andrò a comprare parti per il Bakugan. Devo sfidare questo ragazzino, ma qui c'è qual... ecco un altro pezzo del volantino, va? E l'abbiamo completato, ma non credo. Ah, con un altro pezzo potrei leggere alcune informazioni. Ah, un altro foglio sta in alto. Ecco, me lo segna. Allora vado a prendere il foglio. Foglio che credo abbia questa persona. Ma... Ah, è la nostra amica. Sta cercando altri ragazzi per combattere. Dimmi, cosa ci fai qui? Sto misurando i microterremoti che si verificano. Va bene. Non è che mi interessa questo, però... Ah, ok, sicuramente è foglietto. Questo pezzo di spazzatura. Perché? Perché se è spazzatura lo prendi? Come ragioni? Ok, ho raccolto probabilmente tutti i pezzi del volantino. Perché non me ne segna altri? Quindi, la cosa logica è che probabilmente mi sbloccherà la missione solo andando avanti con la storia, sconfiggendo tutti e tre i ragazzini al parco. E che stai guardando il mio Bakugan? Osservalo da vicino. Ce lo lancio. Ne ha due! Boh. Wow. Oh, già cambia? Ho capito, ora cambio anch'io, scusami, eh. Sai com'è? Non vorrei farmi fregare da te. Non sono uno sprovveduto, sai? Ah, però dobbiamo anche ricaricare poi da zero i loro poteri. Certo. Ecco, questo qui c'è... Ah, oh, no, Ventus è questo bianco, questo verde. Si chiama Ventus. Quindi quello bianco cos'è, tipo ghiaccio? Non credo però, perché è super efficace contro il Ventus. Ecco, rigore eterno, schivata a più, te anche schivata a più a te. Vedrai come schiverai. Cioè, praticamente loro non si fanno nulla in questa maniera. Però fanno comunque delle mosse. Buono, buono. Non va molto bene. Ha cambiato. Vediamo un po' cosa gli posso fare a questo. Ok, vai ora. Tormenta di neve. Resistenza, bene, allora cambio.
Quindi sicuramente sono più forte con Pyrus Dragonoid. Devo ancora un attimino abituarmi ai nomi. Effetto laser, dovremmo chiuderla, sì, perché oramai ha pochissimi punti salute. Beh. E manda l'altro ora. Ok, questo forse è un pochino più forte, però potrei riuscire comunque a sfangarla proprio per un pelo. Attenzione perché... Eccolo. Non è carico al massimo, ma... Un dannetto lo facciamo, eh. Anche un dannetto buffo, eh. Però cambio. Dato che sono più forte con lui. E che è carico. Ma energia insufficiente, ma era carico. Aia. Oh. Malino, malino, malino. Ah, perché c'è l'indicatore dove deve arrivare per poter sferrare la mossa. Ora capisco. Scudo di Ventus. Sì, ti potenzi, ma non serve a nulla. Scusami, se te lo dico. Ci provo comunque, non lo so. Vabbè, è andata. Meno male. Bah, per questo punto così rimasto. Ancora? Ma... Sessantanove danni gli ho fatto. Che diavolo è successo? Cioè, quindi finché non gli finisce lo scudo non posso attaccarlo? Vorrei ben vedere. Boh. Forse è normale. Poi non ne sono tanto sicuro. Ho trovato questo, lo vuoi? L'ultimo era. Ecco perché, ecco. Probabilmente andava a finire così anche se combattevo prima contro di lui. La cosa più interessante del gioco credo che sarà appunto modificare i propri Bakugan a questo punto. Allora ragazzi, per questo video lo termino qui. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!